Per la maggior parte della mia esistenza ho svolto attività che permettono il riequilibrio psicofisico. La mia grande passione, dopo i libri e la scrittura, è la curiosità di scoprire ogni giorno la natura e le sue potenzialità. Mi affascina l'idea di chiamarla madre natura, perché la madre è colei che ti dona la vita trasferendo l'energia vitale dalla propria ghiandola pineale al feto nel momento in cui si forma il cuore. Cuore, che è la sede dell'amore, che tra le tante definizioni significa proprio senza morte. E Madre Natura mai ci fa morire quando siamo in grado di cogliere i suoi straordinari messaggi di vita. La madre è colei che ti accudisce, ti accompagna, ti insegna e ti dispensa ciò di cui necessiti per stare bene e vivere in armonia con te stesso e l'ambiente. Madre Natura ci offre tutto questo in ogni istante, con i suoi quattro elementi di cui è composta: terra, aria, acqua e fuoco, con i minerali, i vegetali e gli animali. Madre Natura ci dona tutto quello che ci serve per vivere nella gioia, ma come al solito noi stessi dobbiamo essere in grado di cogliere i messaggi e utilizzarli come nostro strumento evolutivo. Per alcuni anni ho svolto l'attività di consulente certificata di prodotti per l'armonia di corpo, capelli, viso e per la casa, di derivazione naturale a base di oli essenziali per una famosa azienda svizzera, e in questo libro riporto alcune mie conoscenze ed esperienze con le essenze e gli oli essenziali, nell'intento che ti siano utili. Scopriamo l'aromaterapia. Questo è l'insieme dei trattamenti per il benessere psicofisico e quindi della nostra macchina biologica ed è praticata tramite il corretto utilizzo degli oli essenziali. Con aromaterapia si intende l'applicazione pratica attraverso l'utilizzo dei sensi, principalmente di olfatto, tatto e gusto, attraverso l'azione topica, orale e olfattiva. L'aromaterapia funziona grazie all'attivazione di quello che chiamiamo sistema limbico, dove hanno sede le nostre emozioni, o meglio, dove risiedono le informazioni che fanno scaturire la produzione di sostanze endogene che provocano poi le emozioni. In effetti, le emozioni sono azioni volte all'esterno di noi stessi, innescate dall'elaborazione cerebrale delle informazioni derivanti dai cinque sensi, quindi dalle nostre sensazioni. Ecco perché a me piace anche chiamarla trattamento dei sensi. L'aromaterapia è un'antica disciplina praticata già dai Egizi, dagli Assiro-Babilonesi, dai Greci, dai Romani, ma io la considero ancora più antica, ossia una disciplina nata con la natura. L'utilizzo di estratti distillati di erbe e piante è una pratica ormai decisamente ancestrale. Gli antichi la praticavano principalmente per scopi funerari, religiosi e curativi, come viene riportato negli antichi testi, come ad esempio la Bibbia. Questi prodotti sono impiegati per la purificazione dell'aria, per il corpo come profumi e unguenti, ma anche per i tessuti e molto altro. Nei primi secoli d.C. ne riconobbero le potenti proprietà antisettiche, utilizzandoli durante le epidemie. L'avvento della chimica invece ne fece perdere l'interesse, riconquistato solo nel secolo scorso, e oggi i prodotti sono richiesti con grande interesse. L'aromaterapia è compresa nelle terapie complementari, nelle pratiche cosiddette olistiche, e agisce su ogni piano della nostra esistenza: fisico, emotivo, mentale e spirituale, comprendendo le sfere cognitive della memoria, il sistema endocrino e immunitario e lo sviluppo del potenziale umano. L'aromaterapia basa la sua efficacia sulla veicolazione delle proprietà degli oli, che possono essere stimolanti e tonificanti, antisettiche e cicatrizzanti, antiparassitarie, antitossiche e antireumatiche. Considerati l'anima della pianta, gli oli essenziali sono miscele pregiate di sostanze aromatiche estratte da vegetali ricchi di essenza, come le piante officinali o aromatiche e le erbe. Sono presenti sotto forma di goccioline nei fiori, nel legno, nei rami, nelle radici, nelle foglie, nella resina e nella buccia dei frutti. Il termine essenziale può derivare da più componenti. Costituiscono l'essenza della pianta e sono fondamentali per la sua protezione e sopravvivenza. Secondo alcuni filoni di pensiero, essenziale deriva da quintessenza, quindi da una contrazione di olio quintessenziale.
La materia è caratterizzata da quattro elementi: terra, aria, acqua e fuoco, e un quinto elemento che è la quintessenza, ossia lo spirito, che è l'energia vitale. In alchimia si ottiene l'essenza pura di un corpo, cioè il suo spirito, dopo un ciclo di cinque distillazioni. In effetti, il termine spirito è utilizzato per definire anche il distillato alcolico. L'olio essenziale esprime ciò che la pianta è in quel momento preciso. È anche considerato per la pianta il corrispondente all'impronta digitale per l'essere umano.